Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché esso non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 4 e 5, 6 e 10 novembre 1899. Questa mattina, essendo venuto l'adorabile Gesù e trasportandomi fuori di me stessa, mi ha fatto vedere strade piene di carne umana. Che carneficina spietata, fa orrore a pensarlo. Poi mi ha fatto vedere che succedeva una cosa nell'aria. E molti ne morivano all'improvviso, e questo lo vidi pure dal mese di marzo. Io ho incominciato, secondo il solito, a pregarlo che si placasse e che risparmiasse alle sue stesse immagini da supplizi così crudeli, da guerre così sanguinose, e siccome teneva la corona di spine, gliel'ho tolta per mettermela io, e ciò per placarlo maggiormente. Ma con mio sommo rammarico ho visto che le spine rimanevano quasi tutte spezzate nella sua santissima testa, sicché pochissimo rimaneva a me da soffrire. Gesù si mostrava severo, quasi senza darmi retta. Mi ha trasportato di nuovo nel letto e siccome io mi trovavo con le braccia in croce, soffrendo i dolori della crocifissione,
che lui stesso mi aveva prima partecipato, ha preso le mie braccia e me le ha unite insieme, legandole con una cordicella d'oro. Io, non badando che cosa volesse ciò significare, per spezzare quell'aria severa che teneva, gli ho detto: «Dolcissimo amore mio, ti offro questi movimenti del mio corpo che voi stesso mi avete fatto e tutti gli altri che posso fare io per il solo fine di piacervi e glorificarvi. Ah sì, vorrei che anche i movimenti delle palpebre dei miei occhi, delle mie labbra e di tutta me stessa fossero fatti al solo fine di piacere a voi solo. Fate, o buon Gesù, che tutte le mie ossa, i miei nervi, risuonassero fra loro ed a chiare voci vi attestassero il mio amore». E lui mi ha detto: «Tutto ciò che si fa per il solo fine di piacermi risplende innanzi a me di una maniera tale da attirare i miei sguardi divini. E mi piacciono tanto che a quelle azioni fossero anche un muovere di ciglia, ne do il valore come se fossero fatte da me. Invece quelle altre azioni in se stesse buone ed anche grandi, ma fatte non per me solo, sono come quell'oro infangato e pieno di ruggine che non risplende ed io non mi benigno neppure di guardarle. Ed io: «Ah, Signore, quanto è facile che la polvere imbratti le nostre azioni!» E lui: «Alla polvere non bisogna badare, perché si scuote, ma quello che bisogna badare è all'intenzione». Ora, mentre Gesù ciò diceva, si occupava di legarmi le braccia, e io gli ho detto: «Signore, che fate?» E lui: «Faccio questo perché tu, stando in quella posizione della crocifissione, mi vieni a placare ed io, siccome voglio castigare le genti, te le sto legando». E detto ciò è scomparso. Dopo aver passato parecchi giorni in contrasti con Gesù, che io volevo essere sciolta e lui che non voleva, ora si faceva vedere che dormiva, ora mi imponeva silenzio. Finalmente questa mattina, mentre l'ho visto, vedevo il confessore che assolutamente mi comandava che mi facessi sciogliere da Gesù. E questo più di una volta, ma Gesù non dava retta. Io però, costretta dall'obbedienza, gli ho detto: «Mio amabile Gesù, quando mai vi siete opposto all'obbedienza? Non sono io che voglio essere sciolta, è il confessore che vuole che mi facciate soffrire la crocifissione. Perciò arrendetevi a questa virtù, tanto a voi prediletta, che inanella la vostra vita e che formò l'ultimo anello congiungendo tutto in uno, il sacrificio della croce». E Gesù: «Tu proprio mi vuoi fare violenza toccandomi quell'anello che congiunse la divinità e l'umanità e formò un solo anello, quale l'ubbidienza». E mentre ciò diceva, ha preso l'aspetto di crocifisso e, quasi forzato dalla potestà sacerdotale, mi ha partecipato i dolori della crocifissione. Sia sempre benedetto il Signore e sia tutto a gloria sua. Così pare che sono stata sciolta». Meditiamo insieme sui soggetti di queste meditazioni, che potremmo definirli, chiosando delle parole dette in altro contesto da Sant'Agostino, punti tanto antichi e sempre nuovi. Qui l'oggetto è la purezza dell'intenzione, numero uno, poi l'ubbidienza, numero due, e poi l'importanza dell'immolazione, dell'offerta, numero tre. Sono queste le cose su cui il Signore ci porta a meditare oggi. Per quanto riguarda la purezza dell'intenzione, ecco, dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale.
Le intenzioni sono atti di volontà che vanno esplicitate, cioè, spieghiamoci bene perché questo è un punto delicatissimo della vita interiore e dove, come abbiamo sentito, si può meditare immensamente, ma si può anche fare cose grandi che Gesù neanche le guarda. Allora, in tutte le nostre azioni, noi abbiamo sempre un'intenzione, sia che la esprimiamo consapevolmente, cosa che si fa quasi mai, perché questo è un esercizio ascetico, sia che la si fa inconsapevolmente, cioè sempre. Forse è bene abbondare qui negli esempi per far comprendere. Cioè, per esempio, un battito di ciglia che noi facciamo, che è un gesto ordinariamente inconscio, ha un'intenzione, cioè una motivazione intrinseca, non lo sappiamo dallo studio, perché i battiti di ciglia di per sé vengono fatti, sappiamo tutti quanti, no? Perché sono delle continue pulizie che le palpebre fanno agli occhi, e l'occhio ha bisogno di questo, altrimenti non vedrebbe bene. Quindi questo gesto, che è inconscio per quanto riguarda la nostra volontà, perché è automatico, ha però una intrinseca intenzione. Ora, questo gesto, Gesù stesso dice, io lo posso nobilitare dicendo, fermo restando che comunque le ciglia batteranno e sono da Gesù stesso programmate per fare questo lavoro, io però voglio fare questa cosa per piacere a te, non semplicemente perché questa operazione adempia al fine intrinseco per cui tu stesso hai programmato che così fosse. Ora, i gesti inconsci, così no, noi sappiamo, vedete come qua già Gesù la sta istruendo su come si entra nel regno del divin volere, no? Anzitutto, appunto con la purezza dell'intenzione, perché il regno del divin volere è darsi tutto a Gesù, cioè non vivere più la vita nostra. La vita nel divin volere, già quando uno tende alla santità, il cammino verso la santità è totalizzante per antonomasia, no? È totus. Gesù vuole tutto. Lasciarono tutto e lo seguirono, lasciarono tutto e lo seguirono. La consacrazione mariana è totus tuus, non è, quindi totus significa che è totalizzante, cioè gradualmente non ci deve essere nessun ambito della nostra vita, forse anche il più sciocco, che è estraneo e alieno dalla santità, anche lavarsi la faccia, d'accordo? Per dire, no? E noi sappiamo che nel divin volere si portano a Gesù anche nell'atto preventivo il battito del cuore, il battito cardiaco, la circolazione del sangue, i nostri passi, i nostri pensieri, tutto lo si immette nel mondo del divin volere. Con un atto esplicito. Sappiamo che gli atti attuali rinnovano questa offerta continua. Gli atti attuali sono molto importanti, anche perché ci aiutano a far capire realmente perché e per chi stiamo facendo una cosa. Allora, questa è un'operazione che nessuno può farla al di fuori del diretto interessato. Questo esame, questa analisi, avendo la sincerità del cuore e se si sente non capace, facendosi aiutare. Non esiste azione che non sia mossa da un fine. Quasi sempre il fine qual è? Il nostro egoismo, noi stessi, l'amor proprio. Amor proprio. Il nostro benessere, il nostro piacere, il nostro comodo, il nostro tornaconto di qualunque genere. Non, se faccio una cosa, non lo so, ecco, vedete come dice Gesù nel Vangelo, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Tu ami quelli che ti amano perché ad amore corrisponde amore. Se inviti a pranzo chi ti vuole cambiare l'invito, che merito ne hai? Cioè tu lo inviti a pranzo, sì, ma con l'intenzione sottile, non detta, che si sdebiti e che ti reinviti.
ha fatti tanti di esempi Gesù nel Vangelo, no? Allora, perché tu stai facendo una cosa? Per amore di te stesso? Per amore disordinato delle creature? Per amore di qualche idolo? O per Gesù? Tutto ciò che si fa per il solo fine di piacermi risplende innanzi a me di una maniera tale da attirare i miei sguardi divini, mi piacciono tanto che a quelle azioni fossero anche un muovere di ciglia, ne do il valore come se fossero fatte da me. E qui torniamo a un punto antico e sempre nuovo, a proposito di punti, è il famoso punto d'ago, dato dalla Divina Maria, di cui parla San Luigi Monforte nel Trattato della Vera Devozione, che davanti a Dio valeva più del martirio di San Lorenzo. Questo non soltanto per la sua unione con il divin volere che rende quell'atto infinito, ma anche per la purezza dell'intenzione, perché ciò che comunque rimane nostro è quando io unisco un atto alla divina volontà e lo compio nella divina volontà, quell'atto oggettivamente, io spero che lo Spirito Santo mi faccia spiegare bene e che possiate capire bene, se io unisco un atto alla divina volontà, quell'atto oggettivamente diventa eterno, infinito ed immenso, perché non è più mio, ma è un atto divino. Attenzione però, cosa resta di mio? Oltre che comunque l'esecutore materiale di quell'atto, di quel pensiero, di quella parola sono io. Resta l'intenzione. Perché non è sufficiente unirsi alla divina volontà perché quell'atto sia fatto allo scopo di piacere a Gesù solo, ma questo io lo devo, o a Maria sola, ma questo io lo devo compiere come gesto cosciente, partecipato. E quando mi accorgo che questo non è vero, facciamo il più sciocco degli esempi che esiste al mondo. Io sto facendo una faccenda di casa, d'accordo? Un figlio, oppure un marito, oppure colui che non lo nota, non mi dice grazie. Se io sento dentro di me che mi intristisco, qual è la motivazione? Che io ho fatto quella cosa per gli uomini, o quantomeno per avere il grazie, la stima, il riconoscimento, il ricambio d'affetto. Se quella cosa l'ho fatta solo per Gesù, che gli altri non mi dicono grazie, aumenta il gradimento che quell'azione ha nei confronti di Gesù. E che io non mi lascio prendere, mi può anche venire il pensiero, ma se lo scaccio subito, dico: come importa Gesù mio che non mi dicono, io l'ho fatto per te, d'accordo? Cioè, non l'ho fatto principalmente per loro. Certo, se loro ne sono contenti, che c'è pure l'aspetto della carità del proprio, tanto meglio, ma è una contentezza pura, d'accordo? Quindi è una contentezza mossa dalla carità. Cioè, se sono contenti di questa buona oggettiva azione di cui possono godere, bene, ma non perché mi ringraziano, perché ne tengo conto. Ecco la purezza dell'intenzione. Questo è l'aspetto in assoluto più decisivo della nostra vita intera, e questo rimane sempre. Non è che con qualche atto attuale di unione noi possiamo bypassarlo questo. Viene divina volontà nel mio fare le pulizie di casa. E quindi automaticamente l'intenzione con cui le faccio è di piacere a Gesù. No, no. Quel gesto è stato divinizzato in se stesso da un punto di vista oggettivo, ma da un punto di vista soggettivo io devo prenderlo e metterci l'intenzione di farlo solo e soltanto per amore di Gesù, rettificando tutti i pensieri, desideri, emozioni o modi contrari che me ne venissero in contraccambio. Ecco perché la vita nella divina volontà richiede un rapporto interiore con Gesù e vivere la sua presenza H24, cioè presuppone vivere la presenza di Dio, un esercizio ascetico da sempre insegnato dai maestri di spirito, ma capite, molto impegnativo, è già una vetta della vita interiore, capite? Ma questo non può non entrarci qui dentro, non può. Perché, parte negativa, quelle azioni in se stesse buone
ed anche grandi, ma fatte non soltanto per, non per me solo per lui, non per lui e anche per, no, solo per lui. Sono come quell'oro infangato e pieno di ruggine che non risplende, ed io non mi benigno neppure di guardarle. Qui è bellissimo che l'obiezione che fa Luisa, dice, ma impossibile, cioè la polvere imbratta le nostre azioni. Gesù risponde, la polvere non è un problema, ma quello che bisogna badare è l'intenzione. La polvere significa evidentemente tutta la miseria e la costitutiva proprio strutturale imperfezione che noi portiamo in tutte le azioni che noi facciamo. D'accordo, questo è impossibile, era possibile soltanto alla Madonna toglierlo completamente, per noi no. Però Gesù dice, la polvere non è un problema, perché la polvere gli soffi sopra e si toglie. Il problema è la ruggine che non si toglie e il fango che non si toglie. Allora, ciò che deve essere assente dalle nostre azioni è l'intenzione di farle per qualcun altro che non sia Gesù solo o Maria. Ecco perché nella vera devozione alla Madonna si dice che si deve imparare a fare tutte quante le cose per mezzo di Maria, con Maria e Maria e per Maria. Vedete l'intenzione? Perché attraverso di lei tutte quante saranno fatte con Gesù, in Gesù, per mezzo di Gesù e per Gesù. Così rispolveriamo anche la tematica importantissima della propedeuticità della consacrazione totus tuus, a mio modestissimo avviso, nella vita, nella divina volontà, purché anche quella consacrazione, come sempre, sia vissuta e non semplicemente limitantesi a una proclamazione fatta in un giorno di fervore e a qualche gesto esteriore. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che affrontiamo rapidamente per arrivare al terzo ed ultimo, è il valore dell'immolazione. Questo è un tema continuo negli scritti. E Luisa non anima vittima. E qui Gesù dice che quando voleva intervenire per manifestare la sua giustizia sugli uomini, non poteva, cioè doveva bloccare in qualche modo Luisa. Perché se Luisa poi cominciava a fare le sue offerte, tratteneva il braccio di Gesù. Questo è un tema, ripeto, discorsi antichi e sempre nuovi, antichissimo nella spiritualità, esplicitato in alcune circostanze, ho già citato altre volte in queste meditazioni, quello che disse la Madonna alla Salette, non posso più trattenere il braccio di mio figlio. Quindi capite, si è appesantito. Quindi l'immolazione, ma questo vale anche per noi, ecco perché la Madonna a Fatima diceva preghiere e sacrifici, preghiere e sacrifici, preghiere e sacrifici, cioè metterci noi in gioco, è come dire, metterci la faccia oggi si dice tra i comuni mortali, no? Ma più che altro pagare di persona noi, pagare, no? Non far pagare il prossimo. Ripeto, dinanzi a tante cose che si vedono, la Madonna e il regno della Divina Volontà danno una ricetta alternativa rispetto a quella del mondo, che non è fare le rivoluzioni e fare le bagarre, ma è pregare e fare penitenza, offrire sacrifici riparatori, espiatori e propiziatori, continuare a dare la testimonianza della vita santa. Continuare a spandere amore, carità, gioia, pace, cordialità, affabilità in giro, rimanere fedelissimi alla sana dottrina cattolica, crescere nella santità e nella sana spiritualità. E basta. Nella certezza che queste cose non vanno perdute, ma procurano delle grazie sconfinate all'umanità. E qui, ecco, ripeto, un gesto, una preghiera, un sacrificio fatto in unione con il divin volere ha una forza immensa presso la Divina Maestà.
Poi si ritorna al discorso dell'ubbidienza, perché il confessore, sicuramente Luisa aveva parlato con il confessore, gli aveva detto, cioè, guarda che qua Gesù sta intervenendo con la sua giustizia in giro, e il confessore, vedete, assolutamente mi comandava, so già 2 volte che si sente questa espressione, no? Anche nella meditazione precedente, dice, mi diede l'ubbidienza assoluta. Qui siamo nel 1899, noi oggi non abbiamo neanche l'idea, insomma, di quel che fosse, come dire, la disciplina ecclesiastica di un tempo, il che è un grandissimo male, un grandissimo, cioè questo rilassamento generalizzato, questo sbracamento generalizzato, è un gravissimo male, a mio avviso, e contraddice l'autentico spirito, come dire, direi cristiano ecclesiale, che ha caratterizzato ininterrottamente la vita della Chiesa per millenni, per secoli. Quindi l'idea che oggi si possa arrivare alla salvezza o alla santità, tra virgolette, a buon mercato, quindi senza passare attraverso tutti i crogioli che devono essere affrontati, uno appunto, uno dei più difficili, quello dell'ubbidienza, è destituita di ogni fondamento, non ha ragione di essere, non esiste, non c'è, non ci può essere. E il cammino preparatorio che Luisa ha fatto prima di entrare esplicitamente nel regno del divin volere ne è l'attestazione. Questo gliel'ha fatto fare Gesù. Gesù stava preparando questo ciclo di meditazione, si chiamano Come ci si prepara a vivere nel regno del divin volere, perché nei primi volumi non c'è ancora una tematizzazione dettagliata, articolata, espressa ed esplicita del regno del divin volere, non c'è. Ecco. Gesù faceva mostra di non assecondare questa ubbidienza, e Luisa, come tipico, ecco, degli amici di Gesù, perché sapete, gli amici di Gesù e di Maria non ci possono litigare. Ogni tanto, se qualcuno va a dire che possiamo litigare con il nostro Signore, non si litiga né si discute, però delicatamente e umilmente si può dire: ma scusami tanto, no, mio amabile Gesù, ma tu quando mai ti sei opposto all'ubbidienza? Io non voglio essere sciolta, questo gesto del legarla, no? Le mani, perché sennò se si metteva a forma di croce non poteva punire le genti. Ma il confessore mi ha detto che tu mi devi crocifiggere. Quindi devo obbedire a lui, non a me. Vedete anche qui che toccasana che è l'ubbidienza, perché quando noi abbiamo un'ubbidienza o mettiamo volontariamente una cosa sotto ubbidienza e la otteniamo, noi siamo assolutamente certi che stiamo facendo la volontà di Dio, certissimi. E a me, se non concesso che quella cosa fosse non il top agli occhi del Signore, noi non ne risponderemo davanti a Dio. Non ne risponderemo. E qui ci vuole lo Spirito Santo, che sposo di Maria Santissima, fedelissima anche lei a questa virtù, che illumini le anime, perché qui si tratta di ubbidienze volontarie, queste, no? Nessuno è obbligato a trovare il confessore o trovare qualcuno che l'aiuti in questo percorso, nessuno. Lo faranno coloro che, no, ho detto tante volte, la direzione spirituale in senso stretto serve in 2 casi, anzi tre, li ripeto perché cose antiche e sempre nuove. Quando una persona vive un'esperienza non più soltanto naturale, ma dove si sospetta la presenza del soprannaturale, questo è il caso di Luisa. Quando una persona veramente, non a chiacchiere, tende e vuole tendere alla santità. E quando una persona deve fare discernimento sullo stato di vita. Queste sono le circostanze in cui è assai opportuna, ecco, non dico necessaria, insomma, perché
proprio strettamente parlando, ecco, in senso assoluto non lo si può dire, ma quasi, la direzione spirituale è fatta bene, ecco, quindi fatta investendo il sacerdote di quell'autorità che Gesù gli ha dato e che però non può essere esercitata, ovviamente, fuori degli ambiti previsti dalla legge della Chiesa e dal diritto canonico, se non attraverso la richiesta volontaria e libera di chi chieda di essere guidato in questo modo. Ed è molto interessante quello che poi Gesù, quello che poi Luisa afferma in conclusione, che Gesù, quasi forzato dalla potestà sacerdotale, è impressionante questa cosa. Cioè, io sono un sacerdote, quindi leggere queste cose mi fanno venire un po' la pelle d'oca, no? Forzato dalla potestà sacerdotale. Gesù stesso, cioè Gesù stesso è forzato da quella potestà che lui stesso ha dato al sacerdote, perché il sacerdote, quando agisce da sacerdote, è un alter Christus. E quindi Christus stesso deve adeguarsi a quello che fa il sacerdote. Ma questo è evidentissimo, no? Pensate ai lamenti di Gesù, che è dato a qualche anima mistica, quando dice che deve scendere su altari tra maniche tutte sporche di ministri peccatori, insomma, cose di questo genere, no? E uno dice, ecco, perché? Che in teoria non lo potrebbe fare Gesù? Adesso fantastichiamo un po', no? Scusa, se sta celebrando la messa un sacerdote assolutamente indegno, e io non ci vado su quell'altare, perché devo andarmi a far massacrare da quell'anima e da quelle mani? E invece lui scende, lo stesso. Perché per quanto quel sacerdote possa essere il più indegno del mondo, alle parole della consacrazione, quindi quando esercita in senso stretto un atto proprio del ministero sacerdotale, soprattutto sacramentale, c'è cioè la garanzia della presenza di Gesù. Questo è quello che la Chiesa ha sempre insegnato, affermando l'efficacia e la validità dei sacramenti ex opere operato, no? Questo significa. E questo è anche da ricordare, insomma, perché ci regoliamo bene su come si tratta con i sacerdoti, e non dico questo perché lo sono io assolutamente, lo dico perché è un fatto oggettivo, attenzione, ecco, a trattare i sacerdoti sempre da sacerdoti. Non fa niente se si rendano degni di essere trattati come tali oppure no. Noi li trattiamo sempre come tali, degni o indegni che siano. Quelli indegni faranno i conti e conti salati e severi con il nostro Signore. Non spetta a noi, e fargli pagare i conti, quindi umiliarli o mancargli di rispetto o fare o sparlargli o fargli i cappotti dietro o cose di questo genere, assolutamente. E al tempo stesso ricordiamo questa bellissima immagine che Gesù stesso va, quell'anello che congiunse la divinità e l'umanità, tu mi fai violenza toccandomi con quell'anello, e formò un solo anello, è l'ubbidienza. Gesù ama essere definito come l'ubbidiente con la U maiuscola fino alla morte e alla morte di croce. Teniamo sempre presente, perché questo dobbiamo sempre tenerlo presente, che Gesù è Dio, d'accordo? E se c'è uno che per antonomasia non ubbidisce e non può e non deve ubbidire a nessuno, è Dio, a cui tutti obbediscono, lui non ubbidisce a nessuno, evidentemente. Ma divenuto uomo, la seconda persona della Santissima Trinità, da uomo è stato ubbidientissimo. E come? Questi, dicevo qualche giorno fa, San Gregorio di Nazianzo, il grande San Gregorio di Nazianzo, in una lettura dell'Ufficio delle Letture, dice: ci sono veramente delle realtà, sì, come tutte le realtà teologiche, che per quanto noi le afferriamo un pochino, insomma, no? Quindi come dire, le inquadriamo un pochino, però rimangono sempre grandi misteri, cioè che sfuggono alla nostra possibilità piena di comprensione, e qui subentra la contemplazione, no? Quindi quello sguardo stupito che cessa di ragionare, perché non è inutile ragionare su alcune cose che sono più grandi di noi, e contempla stupito, come abbiamo fatto nei giorni scorsi guardando con San Francesco il presepe. Ma guarda un po' che colui che non ubbidisce a nessuno si fa l'ultimo di tutti, è ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.
Ma dandomi l'esempio anche, no? E chi è più grande, lui o io? E se è più grande lui? Prendiamoci questo esempio. Chi c'è subito dopo di lui? C'è lei. E cosa ha fatto lei per tutta la vita? Ha ubbidito. Sempre, dovunque e comunque. Ecco. Che possiamo seguire le orme dei nostri unici maestri, del nostro Signore e della nostra Signora, Madonna significa mia Signora, e al loro cammino adeguare i nostri passi. Oh Divina Maria, quella splendida consacrazione quotidiana di San Massimiliano Maria Colbe, in uno dei passaggi più belli dice: concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per te, solamente per te. Ecco l'assoluta purezza dell'intenzione che ti chiediamo di aiutarci a coltivare sempre più e sempre meglio. È stato San Massimiliano, il tuo San Massimiliano Maria Colbe, a dare lezioni magistrali sull'ubbidienza e sulla sua importanza. Sta proprio nell'ufficio del giorno a lui dedicato, il 14 d'agosto, nella liturgia della Chiesa, tutto il suo discorso sul fatto che chi obbedisce non sbaglia mai e che l'ubbidienza è l'unica via sicura e che fuori dell'ubbidienza tutto è aleatorio, pericoloso. Perché noi non possiamo sapere quanto c'è di noi stessi anche nella più santa delle nostre azioni con certezza. L'unico dubbio ce lo toglie, ogni dubbio ce lo toglie questa aurea virtù in cui tu e il tuo figlio avete tanto eccelso e che tanto ti chiediamo di ottenerci e che tanto ti chiediamo di aiutarci a vivere, a praticare e soprattutto prima ancora a comprenderne la grandezza e l'importanza. E soprattutto il fatto che se dovessimo entrare nell'ubbidienza, che non ci venisse mai in mente che stiamo a fare un favore né a te né a Gesù né tantomeno a chi ci dovesse dare una mano per darci le obbedienze. Ma il favore lo facciamo soltanto a noi stessi, liberandoci sempre di più e sempre meglio dell'unica fonte di ogni nostro male, che come ben sappiamo è la volontà propria e umana. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.